Allora, seconda parte del video di acquisti che ho fatto ieri. Appunto, vi dicevo nello scorso video che ho fatto un giro alle gru. In realtà, ho girato un po', dovevamo comprare delle cose per Mauro e quindi per me non avevo bisogno di granché. Sono entrata da Pimpi e da... chi era l'altro? Da Bershka. Ho preso due cosine e voglio farvele vedere. Vedere da Bershka che cosa ho preso. Diciamo che sono due negozi nei quali una tardona come me non trova mai niente, perché sono cose molto frufru, molto giovanili, molto da ragazzina e io non amo tanto vestirmi da ragazzina perché siccome ho 47 anni mi voglio vestire né da vecchia tardona ma neanche da ragazzina, cioè voglio vestirmi per la mia età e basta. E infatti quello che vi faccio vedere è proprio giusto giusto per la mia età. Ho visto che l'ha presa anche una ragazza davanti a me. Allora, è una tutina con i pantaloncini corti di cotone è della serie Bershka Girl Basic, tutto detto. Non so quale fosse il prezzo originario, ma veniva 9,99 euro. E quindi ho deciso di prenderla. L'avrei presa, non so ancora se la utilizzerò al mare o se la metterò in casa. È una tutina, ve la faccio vedere, con i fiorellini rossa, con i fiorellini bianchi, cioè molto sobria direi. Allora, eccola qua. Allora, ha le bretelle fatte così, davanti a questo piccolo volant, e ha l'elastico in vita. E poi ha i pantaloncini corti. Allora, io questo l'ho preso o come copricostume, diciamo, da mettere dal bungalow alla spiaggia per camminare sulla spiaggia, insomma, come copricostume, oppure l'ho preso anche appunto per stare in campeggio. Stare in campeggio secondo me va benissimo perché è leggero. Ecco, il cotone è bellissimo, è veramente un cotone molto molto fresco. Poi ha la cosa che ha il pantaloncino e quindi è anche abbastanza comodo, non ha tanto tanto, per cui non so se le mie coscione si sfregheranno una contro l'altra, non lo so, non l'ho ancora provato, devo ancora provarlo. Ho preso una L per essere sicura che mi stia e appunto ho visto che anche la ragazza davanti a me l'ha preso, quindi ho detto vedi che sono giovine anch'io. È carino, innanzitutto il rosso mi piace un casino, poi il rosso con questo i fiorellini è una bella fantasia. Ha l'elastico in vita, dietro ha una piccola scollatura così a triangolo, quindi o come copricostume appunto o per girare in campeggio, e quando sarà finita così per stare in casa secondo me è molto fresco, anche come pigiamino da notte secondo me si potrebbe utilizzare perché è proprio carino, mi piaceva. E niente, 9,99 euro e l'ho preso. Vediamo poi come mi sta addosso. Poi invece da Pinky ho preso una canottiera, cose tutte basiche. Ho preso una canottiera, questa qua, che è della nuova collezione, e di cotone anche questa, rossa, c'era bianca, nera e grigia. Siccome io voglio essere sobria perché ho 47 anni, l'ho presa rossa. Allora, questa veniva 4,99. Questa anche come, non so, da mettere così, poi se fa un po' più freschino mettere il golfino sopra, non sta male. E poi è una canottiera, anche d'inverno uno la può mettere, rossa, ci sta, No, è estate, da mettere sopra i pantaloncini, da mettere sopra la gonnellina, anche lì per girare sempre al mare, secondo me è perfetta. 4,99 euro, e voilà. Non so se si è capito che il rosso mi piace. Poi ho preso un golf invece di lana, proprio perché siamo d'estate. Ho preso un golf di lana, ho ancora gli swatch sulla mano dell'altro video che ho girato.
Ho preso questo perché siccome andiamo in Friuli e in Slovenia, ho detto se piove lì le temperature scendono subito, per cui o potremmo avere una settimana caldissima, oppure appunto se vengono già le prime nuvole, che okay, l'estate lì finisce e fa già freschino. E quindi mi sono portato questo pullover di lana molto leggero, che a prezzo pieno veniva a 19,99, mi era scontato del 64% e l'ho pagato 7 euro. Eccolo qua, è un classico pullover manica lunga, l'unica cosa un po' particolare è che ha i pizzi, cioè che non scende dritto sul davanti ma scende con diciamo col pizzo a punta, non so se avete capito, c'è la tasca e poi non è dritto ma è a punta davanti, mentre invece dietro è dritto. È molto morbido, eh? È leggero e morbido, non ha bottoni, non ha cerniere, quindi rimane aperto. È un maxi pull da buttarsi addosso appunto se fa un po' più fresco, e questo è anche da utilizzare poi che ne so, settembre, ottobre, da mettere sopra anche sopra un dolce vita d'inverno, perfetto. E quindi l'ho preso 7 euro, vi ho detto, e 7 euro precisi, per cui per questo prezzo si poteva prendere. E poi ho preso un'altra felpa a maniche lunghe, anche questa l'ho presa perché ho detto ma magari di sera se usciamo là, ma insomma, color ciclamino, è una felpa a giro vita, l'unica particolarità che ha sono queste perle a fondo manica, la manica è larga, è molto basica anche questa, nulla di particolare. Era nello stand dove costava tutto pochissimo, infatti questa costava prezzo intero 17,99, l'ho pagata 5 euro perché c'era uno sconto del 72%. E questa è anche una cosa basica da tenere lì, poi là, da tenere lì diciamo per le prime sere di settembre, oppure al mare quando magari si va a fare qualche escursione, così da portarsi dietro una cosa con le maniche lunghe, e di cotone, quindi insomma andava bene. E questo colore, anche questo colore molto sobrio da anziana, color ciclamino. No, perché io ho sempre questa cosa che non voglio vestirmi da vecchia, ma non voglio nemmeno essere troppo ridicola e quindi mettermi delle cose esageratamente da giovani. Però un po' di colore insomma ci sta, non voglio vestirmi di grigio, marrone, blu scuro e nero, perché veramente come le vedove del sud, no, voglio vestirmi anche con colori un po' più appariscenti, soprattutto d'estate. Perché se non lo mettiamo adesso, se non proviamo adesso a sfoggiare un po' di colore, quando lo dobbiamo fare? Bene. Questo è stato il mio giro per il supermercato, no supermercato, per il centro commerciale. E finisce qua e ci vediamo presto. Un bacione, ciao! Ah, iscrivetevi al canale, mi dimentico sempre di dirvelo. Cioè, è noto, scusate, scusate, ancora una cosa. Noto che quelle che hanno 150 miliardi di iscritti dicono all'inizio mi raccomando iscriviti al mio canale per farlo crescere. Ma c'è 100.000 miliardi di iscritti, che cavolo devi crescere ancora? Iscrivetevi al mio, che sono piccola, è un canale piccolo e devo veramente crescere. Ciao!